Niente. Non la finisce, anzi peggiora le cose. Le peggiora. Ieri ha sparato un'altra cazzata grave, molto grave, molto grave. Ha paragonato Agnelli a un criminale di guerra. Guardate che livelli siamo arrivati. Siamo arrivati a dei livelli impensabili. Impensabili. Questo dovrebbe essere il rappresentante del calcio del popolo. Interessante, molto interessante, molto interessante. Uno che dà del criminale di guerra a un presidente di una società di calcio. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Vaffanculo, scemo! Io penso che questo soggetto possa rappresentare solo la parte più ignorante del calcio, che ahimè, ahimè, è la parte maggioritaria che gira in tutta Europa, non solo in Italia, non solo in Italia, in tutta Europa. Ma vedete, questo clima è un clima creato ad hoc anche dai media e dalla politica. È un tutt'uno, è un tutt'uno, e alla base di questo ci sono degli interessi, interessi economici, promesse, mazzette. Sappiamo tutti come funziona, no? Se vogliono farti fuori, pagare moneta, fare fuori avversario. Quella è la pratica della società moderna. La società moderna si basa su questo, che è più forte, ha più denaro ed è soprattutto agganciato alla politica, tende a farti fuori. Questo è. Anche perché poi il popolo è ignorante. Il popolo è lobotomizzato e non riesce a capire quale sia la verità e quale sia la bugia. Semplicissimo, sta succedendo questo. Però attenzione, perché secondo me, dopo la fine di questa Champions, ne vedremo delle belle. Mo' so cazzi. Perché ieri è uscito sia l'informativa sul fatto delle penali per quelli che sono usciti dalla Superlega, sia un'intervista a Perez che ha ribadito la situazione. Perciò io, se fossi in Ceferin, non dormirei sogni tranquilli, soprattutto dopo quello che ha detto. E perché io mi credo che era una scureggia? Invece mi sono cagato sotto! Io gliel'avevo raccomandato ieri, so che, figuratevi se Ceferin guarda il mio video, se ne sbatte il cazzo di un povero youtuber con 3.000 iscritti, che cazzo se ne può frega, ma giustamente. Però ieri avevo analizzato dicendo di non tirare troppo la corda. Ebbene, questo continua a tirarla e anche a strattonare. Ebbene, insomma, una storia lunga. Va bene, col tempo poi ne pagherà le conseguenze, perché io una mezza idea me la sono fatta. Se quelle squadre che sono rimaste in Superlega, sto parlando di Milan, Juventus, Real e Barcellona, a fine Champions League questa, richiederanno i soldi alle squadre che sono uscite in fretta e in furia, tutte cagate sotto, Oddio. Cazzo, è uscito un po' di cacca, mi sa. poi lì se ne vedranno delle belle, se ne vedranno delle belle, e là si andrà a quello che poi Ceferin ha voluto, lo scontro frontale. Poi voglio vedere chi vince, voglio vedere chi vince. Detto questo, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattina. Quotidiani, lasciamo perdere, parole grosse. La Gazzetta delle Merde, detta anche carta igienica delle Ferrovie dello Stato, Milan, Juve, Barcellona e Real, ultimatum per 4. L'avviso dice Ferin, l'avviso, la minaccia. Capo dell'UEFA, tra virgolette, tra parentesi, capo della UEFA, no? Loro, capo, il capo, quello che comanda.
e dal genio militare del nostro Führer. Chi non esce dalla Superlega è fuori dalle Champions. Va bene. Lega di A, un'assemblea metterà sotto accusa Agnelli, Marotta e Scaroni. Vi aspettiamo pure a voi. Pure a voi vi aspettiamo. Sti quattro morti di fame. Ken, io la Juventus vedremo. Non potevo avere le figurine e ora mi diverto con Neymar. Questo per quanto riguarda le schifezze rosa. Corriere dei Babbuini. Volata Champions, il Napoli fa paura. Poi Paratici spiazza Milan e tratta con Raiola, Donnarumma al piano Juve, via Szczęsny, poi mega ingaggio da 10 milioni, Gigio libero a giugno, costo zero. Per il club bianconero è un investimento, sul mercato anche le altre società della Superlega, il Real su Mbappé. Dal pino duro, ma i ribelli non si scusano, attacco a Daniele Marotta, nessuna replica né dimissioni, Ceferin e agli scissionisti, uscite dalla Superlega o niente coppe, ti stai cagando sotto, eh? Poi Inter spunta un fondo USA per il prestito, sempre più Sinner oggi sfida a Tsitsipas. Ok, perfetto, andiamo adesso tutto a sport. Sinner Show, Rublev KO, Agnelli Ceferin, la verità, così la Superlega è nata ed è morta in 48 ore, non è morta. Nuovi clamorosi da retroscena, l'esecutivo UEFA congela le sanzioni, ecco i debiti dei 12, Gravina propone la clausola anti-Superlega per tutti i club. JP Morgan, abbiamo sbagliato, Inter, Juve e Milan, Supergrane, Lautaro, Dybala e Gigio, va bene. Due fondi USA per salvare l'Inter e poi Nicola Belotti fila la strada granata. Questo è tutto per le schifezze dei quotidiani sportivi. Io mi raccomando, se dovete comprarli, usateli o come lettiera per il gatto o come lettiera per i vostri uccelletti. Se avete uccelli in casa, che ne so, dei pappagallini, se avete un merlo, lo mettete sotto, così può scagazzare tranquillamente e non sporcate casa. Sto cazzo di piccione ce l'ha proprio con me. Eccola, oui. Va bene? Questi sono gli utilizzi di questi tre giornali. Andiamo a vedere calciomercato.merde.com, che cosa dice questa mattina? Vediamo. Ken, Juve nel cuore, ma andare via mi è dispiaciuto. Tornare l'anno prossimo? Vediamo. Malinowski fa sognare l'Atalanta, retroscena sulla Roma, il piano dell'Inter e la vera valutazione sul mercato. Milan svolta portiere, Donnarumma non firma, bloccato Maignan. Juve, quanti dubbi su Ronaldo, i suoi bronci sono un problema, i rumors su Manchester United. Bloomberg, dubbi su sponsor cinesi, addio BC Partners, l'Inter tratta con Oaktree, ma c'è un debito da 500 meloni. Il fallimento della Superlega, le parole di Maldini, ecco cosa succede tra Gazidis e il Milan. Cosa Champions, Atalanta e Juve messe meglio. Il Milan se la gioca col Napoli senza Ibrahimovic, puntini. Belotti è un'estate da protagonista tra Roma, Milan e la richiesta del bovino. Caos Superlega, Genoa, Samp e Torino e Roma attaccano Agnelli, Marotta e Scaroni. Lazio e Torino agitano la lotta retrocessione. Ma vedi te, se dobbiamo essere attaccati da quattro squadre di cui tre che stanno per retrocedere. Il calcio si è rivoltato amici. Poi Superlega, Perez rilancia, i campionati varrebbero di più, la riforma UEFA non basta, non possiamo aspettare 2024. Dette queste minchiate, tra cui ci si tuffa addirittura, che questo parla sempre, il classico De Luca. Ma questo è un coglione. La Superlega come la Fiat Duna, la macchina più brutta del mondo, Agnelli un disastro. Vabbè, ma lui, lasciamo perdere. Sappiamo chi è. È uno che da quando governa la regione Campania non ha fatto altro che disastri. Si permette anche di dare dei giudizi ad altre persone. Vabbè, ma là siamo nella nullità più completa. È inutile che ne parliamo. Dopo la nullità di De Luca, andiamo invece alla nudità, dalla nullità alla nudità della gnagna, e lancerei lo gnagnata, gnagnata, gnagnata.
Se la lecchi si bagna, esci con la compagna, poi la fregna ma figlia, trovati una cagna. Per la gnagna time questa mattina, Gossip Girl, Giorgina come la sorella Kardashian, un'altra Rodriguez per Iannone, che ne prende una e lascia un'altra, Diane Mello e Diletta, puntini, puntini, puntoni. Ci hai fatto caso, questo posto è pieno di mignotte? Facci caso, Pietro, facci caso. Andate a guardare questa Giorgina, come le sorelle Kardashian, va bene. Bella Giorgina. E poi, abbi fede, abbi tette, abbi culo, sognando l'estate con una bionda da urlo e l'amica Daisy Photo Hot. Ci sono queste due Barbie bionde, ignude, che chi se le vuole vedere, cioè bella questa in costume con le scarpe da tennis, molto 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 tenuta da tennis e poi top e basta, insomma a pecora sulla spiaggia, non poteva mancare la pecora, ragazzi, la pecora non può mancare mai. Io sono ganata a pecora. E poi in jeans sulla reggiseno, sembrano le foto, le scarpe in costume con la maglietta attillata, insomma le classiche foto. Senza che ve lo dico. Questo è quello che ci ha offerto questa mattina calciomercato.com. Andiamo a vedere adesso tutto a sporto, la sezione gnagna, perché hanno aperto proprio la sezione gnagna su tutto sport. Che cosa dice la sezione gnagna? C'è sfida il lago ghiacciato in intimo, il tuffo però è un disastro, c'è una bella bionda tutta sculata col costume nel sedere che si tuffa in un lago ghiacciato ma ahimè si schianta sul ghiaccio. Oh, poverina. E poi Alice Campello, allenamento in rosso, eh? Allenamento in rosso. Sei un toro? Sì. Bull. Poi, mica è finita qui, oggi è un Gnagna Time ricchissimo. Giorgina, i cuori social non sono da Cristiano Ronaldo. E poi Taylor Mega si tuffa a mare a pecora, lato B da 10 in pagella. Ti ricordi quella che fa, simula l'orgasmo? E addirittura un'altra, Xavi Virge, pazzo per le curve di Sandra Ruiz. Insomma, stamattina, amici, qua si parla di 7-8 gnagne messe così, ecco, sto vedendo questa Ruiz a pecora, anche lei sulla spiaggia, col culo tutto insabbiato, insomma, a mare, sulla palma. Quando si scopa? Subito dopo. Col compagno che gli morde una tetta, sotto una cascata, insomma, tanta roba, la Gnagna Time di questa mattina ne ha per tutti i gusti, per tutti i colori e per tutte le razze. Benissimo così, andiamo alle notizie della Juve, grazie. Verso la Fiorentina, Juve splende quadrado nel poker di ex. Superlega, retroscena, chi ha avvertito Ceferin è l'inizio della valanga. Juve, ipotesi Asensio e Busquets, ecco chi partirebbe. La Madonna! JP Morgan lo lascia ma rilancia, pronti a dare supporto al calcio europeo. Ceferin, chi resterà nella Superlega, non giocherà più nella UEFA. Perez e la Superlega, molti club falliranno, il calcio è ferito. E poi Juve De Luca contro Agnelli, disastroso e masochista. Queste prove già con la faccia da culo che c'ha, ragazzi, andiamo, lasciamo stare. Faccia di culo colpito ancora! E poi Danilo, Ronaldo sa che gli obiettivi della Juve sono prioritari. Poi c'è la nuova maglia della Juve che a mio modo di vedere è molto 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 bella. A parte quello sponsor in blu, io il blu sulla maglia della Juve non ce lo vedo, speriamo che lo levino. Ok. Andiamo adesso a vedere calciomercato.it, ovvero le minchiate più assurde del calciomercato. Chi vuole farsi due risate va su calciomercato.it. Calciomercato, Roma, pista Sarri sempre più calda. E poi, mercato Juve, mossa Dembélé gratis nel 2022. Anche no. Bah. Mercato Roma, Montella sogna il ritorno. Superlega, Ceferin avverte i club fuori dalla Champions, l'abbiamo già detto. Ancora Ceferin, rifletta sempre che sia in grado. Calciomercato Milan, addio Donnarumma, Raiola pronto risarcimento per Maldini, Superlega Cassano e Adani scatenati e che stoccata la Juve.
Cassano e Adani, ragazzi. Cassano e Adani. Non mi sento più la faccia. Fatto niente. Se mettono tutti e due i cervelli non ne fanno mezzo, ma manco uno mezzo. Calciomercato di Inter, Vieri, Vlahovic al posto di Lukaku. Va bene, questo è tutto per le minchiate di calciomercato.it. Andiamo adesso a vedere, e io so già dove andare, l'ho già stanato stamattina, torna anche dopo parecchio tempo. Comunque andiamo un attimo nel bosco dei minchiotauri fatati e andiamo a vedere chi abbiamo catturato. Andiamo. Allora, cari amici, torna dopo tantissimo tempo e dopo tantissime minchiate non lette, perché poi l'ho anche un po', come si dice, abbandonato io. Torna il pistacchio nazionale. Pistacchio Pistocchi, va bene, torna Pistacchio Pistocchi. Però attenzione che di Pistacchio Pistocchi quest'oggi vi leggeremo una cosa bellissima. Prima di leggervela, sigla! Pistacchio Pistocchi. Via da Mediaset, pressioni dalla Juve, nessuno ha mai smentito il veto, la TV denuncia falso. È stato denunciato da Mediaset! Ma Pistacchio mio, ma cosa ti succede, povero pistacchione? Nella giornata odierna, infatti, il giornalista aveva annunciato al Corriere della Sera anche la storia d'amore belle finiscono, la mia con Mediaset durata tantissimi anni. Peccato che tu su Mediaset non mettevi il tuo faccione di merda, che erano almeno 4 anni. Ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017, appunto. Adesso abbiamo trovato un accordo che è una via sempre migliore rispetto a litigare. Come al solito aveva sputato merda falsa sulla Juve, e c'è di mezzo ovviamente anche Paolo Ziliani, vabbè, ma senza che ve lo dico, insomma, i fatti li conoscete. E è arrivata la risposta da Colonia Monzese, cioè dalle reti Mediaset. Infatti hanno considerato gravi, false e diffamatorie le dichiarazioni di Pistacchio. La nota di Mediaset smentisce le presunte pressioni esterne e i veti per ottenere l'allontanamento. Cioè lui diceva che la Juve aveva pressato Mediaset per allontanare Pistocchi. E annuncia di aver dato mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine alle competenti sedi giudiziarie. Hanno denunciato Pistacchio! Povero incapace! Lui e Ziliani adesso sono rilegati solo ai Twitter di merda. Quanto si gode, ragazzi, quanto si gode, quando succedono queste cose, quanto si gode. Comunque, ragazzi, salutate Pistacchio, mano sinistra, mano destra, ciao Pisti, a mai più, ogni tanto ti verrò a trovare su Twitter. Ciao Pisti, ciao ciao. Ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando, Pistacchio, mannaggia. Ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando, ci vediamo alle 16 con il buono, il brutto e il creativo, che sarà una puntata molto calda, 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 calda quest'oggi, mi raccomando. Poi... dopo di me spacca calcio pirata e stasera non so chi c'è in live, sinceramente non so, adesso sto pensando a Pistacchio. Comunque andate sempre a vedere, avete il vostro bel sito con tutta la programmazione, andate lì e trovate gli appuntamenti di oggi. Vi ricordo sempre di iscrivervi ai vari canali della Juventus Crew, soprattutto quello che lo so, Hattrick Boys. Siamo arrivati già a 3100 iscritti, ragazzi, grande, stiamo viaggiando a livelli altissimi. Se potete, quando vedete questo video, appena finisce, condividetelo sui vostri social. Se potete, fatemi questo piacere. E poi, commenti. Io vi saluto, un saluto a Pistacchio e un saluto a Ceferin. Ciao Ceferin.